Preoccupare. Vai, vai. E no, e quindi ti dico, mi ricordo questa cosa qua di quel film lì perché a parte che mi era piaciuto un botto. E poi proprio per quella cosa lì. Però allora, ascolta, lui è andato qua però. Quindi qua dovrebbe esserci una porta. O è uscito direttamente? No, lui è uscito da dove sei entrato tu, praticamente. Ah, ok. Allora, aspettate un secondo, fatemi un po' vedere se ci sono cose nuove. No, non c'è un piffero di nuovo. Quindi allora adesso se usciamo c'è quel nemico. Però c'è quella specie di casetta. Cioè, verso. Tornando indietro, c'è quella specie di quadratino. Forse potrebbe essere un ascensore. La È un butto lì. ascensore, sì, Ok. te lo dico io, è un ascensore. Quindi adesso devi prendere quell'ascensore, perché qua Immaginavo. da esplorare non c'è altro. Immaginavo. Perché sono tutte chiuse queste. Immaginavo. Te lo posso già dire, visto così eviti, visto che c'è il signorino lì che rompe le palle. Sì, Ecco, non sì, è magari vero. spegni la luce, perché questi sono molto sensibili alla luce, Sì. vabbè, come tutti, come la maggior parte dei nemici di Silent Hill. Ok, vediamo un attimo. Non tutti, ma buona parte comunque. Sì, magari non rompono le balle almeno, mi direi. Ok, Ok, allora vediamo qui cosa c'è. C'è una porta lì, scusami. sì, stavo guardando un secondo. Beh, prima mi guardo sempre un po' un attimo intorno. Per vedere che caspita c'è. Vai, vai, guarda, guarda. Mamma mia, l'obitorio. Ci sono delle Ci sono delle cartucce per la doppietta. sì, Buono. niente di nuovo qui. Tutti questi cadaveri Bene. sperimento avvolti nella plastica che incubo. Sono solo contenta che non sembrano stiano per alzarsi da un momento all'altro. Non siamo in Resident Evil. Esatto. Esatto. Qui non c'è niente di importante, anche se ho guardato molto da vicino. Secondo me qualcosa c'è ancora. La porta è aperta, intanto c'è qualcuno avvolto in una busta. Forse no, è morto di sicuro. Ok, non so se Vedo che guarda devo. qualcosa però. Ah, ecco, guarda, guarda. Sì, Hai visto? una chiave. Ah, sì, c'è un trocco da È un impiccare. tarocco, Però ecco, c'era. l'impiccato. Sembrava ci fosse una chiave, vedi quell'affare lì arancione? Sì, ma non è niente quello, te lo posso assicurare. Ok, allora aspettate, vediamo un secondo anche. No, voglio vedere la chiave, un attimo. Cioè, scusate, il tarocco. L'impiccato. Questa è la numero. Cos'è XN? No, il numero 12. 12. Ah, son due stile. XI. Sembrava tipo collegate le due stine, per quello. Vabbè, quello, la grafica. Sì. Purtroppo non i dettagli non sono ben visibili alcuni. Ok. Vediamo qua. È cambiata totalmente la stanza, cioè il tutto. Aspetta che però. Ok, vediamo prima qua. Una batteria per pistola elettrica. Una batteria per pistola elettrica. Che ce l'abbiamo tra l'altro una pistola elettrica, non l'abbiamo mai usata, ma ce L'abbiamo l'abbiamo. perché l'avevamo presa quando eravamo a casa, Esatto. praticamente, a casa di Eder. Qui c'è un romanzo giallo, lo stesso che stava leggendo papà. Ok. Sì, perché questa è una stanza, infatti, che vuole in qualche modo ricordare l'omicidio del padre, praticamente. Bastardata. Questo sembra proprio la stanza di papà e non so, non è solo una somiglianza. Papà non è sul letto però. Quello libro lo No. leggi? C'è un vecchio diario ammuffito sul letto. Vai, Darechino, questo lascia te. Questo mi sa Okay. che è bella importante come cosa. Questa scritta è il diario di papà. Che ci fa qui? A volte ho ancora la sensazione che la bambina sia la reincarnazione di Alessa. Ormai non mi preoccupa granché, è tutto perdonato. Non eri amata, Sherry. O si tratta di Alessa? Ora Cheryl è di nuovo Alessa. Non importa di chi potesse essere la reincarnazione, quella bambina era la cosa a me più cara. Ma quel nome fu uno sbaglio. Allora pensavo a lei solo come a un rimpiazzo per la mia povera Cheryl. Soffrirà quando scoprirà la verità? È una cosa che mi preoccupa. No, papino. Grazie papà. Così dopo Papino. tutto ero Alessa. Ma di un altro ricordo mi rimane solo una traccia.
Non ho dimenticato la mia dolce e cara madre. Oh. Nonostante c'è stata una stronza di prima Sì. categoria, però lei Vabbè. amava sua madre. Amava sua madre, era lei che l'amava, ma non proprio come avrebbe dovuto amarla una madre, però Sì, in effetti. dettagli. Scusa, avevo visto il videoregistratore e pensavo Eh andasse verso sì, la stessa. immaginavo l'avresti fatto. Non è qui, non è qui. Non è qui. È in un'altra stanza, ma non è qui. Comunque, Ok. se vai, guarda in giro, guarda pure. Serratura rotta. Rotta. L'armadio Questa qui è un po'. che non si aprirà, a quanto pare. No, non si apre. Vabbè, Ok, e ieri boh, allora l'abbiamo già torniamo letto. indietro perché non c'è nient'altro Sì, non che c'è vedo nient'altro. nient'altro. Sì. Ok, allora, quindi devo tornare indietro e fare le altre stanze, va bene. Porca Oh, puttana, la che mamma. bastardone. Ho fatto una sorpresa, t'han fatto. Alla faccia della sorpresa, mica mi sono proprio cacato. Cazzo. Vabbè, Porca puttana, ragazzi, ma bisogna andare in bagno, cazzo. Che non è accettabile, porca puttana, che... Minchia, Derek, che caga. sono stronzi, te lo devo, sono stronzetti loro. Oh, ma minchia, mi è apparso all'improvviso, cazzo, sto merda. Aspetta, no, aspetta. L'ultima l'abbiamo vista però se è tipo... Se qua si apriva. Mi sa che dobbiamo andare lì. Ah, vai a vedere se si apre. Andiamo, così siamo ci togliamo il dubbio. Ok. Non si apre. Beh, allora l'unica era questa. Attento perché c'è un altro qua. Ah, non mi hanno colpito per forza. Quella non si Aia. apre. Non riesco neanche a muovermi, Cosi che cazzo. sono questi. Allora, quella dopo la grata, quindi sicuramente non si aprirà. Vai Aspetta. direttamente a quella dopo. Infatti, è Esatto. chiusa. E boh. Ok. Ok, l'ultima invece sì. Bene. Madonna, che parte ansiogena. Fammi vedere intanto anche la vita. Giallo. No, aspettiamo ancora, dai. Ok. Sì. Ma fammi vedere la... Ok, ci sono due porte, quindi una l'ho appena superata. Proprio neanche vista questa. Oh cazzo. Ok, Sì, sapevo che questo sono si sempre apriva. questi. Sapevo che questo. Però volevo vedere anche che cazzo c'era qua. Niente, niente, niente. Non c'è niente, vai a prendere quel cazzo di porta. Vai, vai. Ok. Uff. Mamma mia. No, è sbagliato, è sbagliato il tasto. Allora, ok, quindi ci sono... C'erano due porte indietro che non abbiamo visto e una avanti. Sono abbastanza indeciso su dove andare, perché se vado avanti, metti caso che poi andiamo avanti del tutto, non abbiamo visto quelle due porte e potrebbero esserci anche solo delle cure. Se torno indietro potrei anche prendermi le chiappe e non esserci un piffero. Esplora qui intanto, poi dopo. Poi dopo torni indietro, dai. Ah, decidi di esplorare qui comunque. Sì. Perché questa visuale dall'alto. Perché c'è di nuovo, senti il pianto? Senti che c'è di nuovo. E qui c'è Valtiel, guarda un po' che cosa combina. Ma ci sono tipo delle bambine, tipo persone Sì, appese. sono le due bambine. Ah. Sono Alessa e Cheryl, paradossalmente. Però non te le fa vedere. Non le fa vedere, esatto, però sono esattamente loro. E fa capire che Valtiel proprio veglia su di loro in maniera incredibile. Questo è perché lui ti ha inseguito per tutto il gioco. In alcune parti tu non l'hai visto, ma lui c'era sempre. Questo Valtiel è un emissario molto importante del gioco, perché in realtà è colui che deve proteggere il dio a tutti i costi. Cioè, lui deve garantire che il dio nasca e che non muoia. Ok, quindi Quindi secondo me... Valtiel ti proteggerà sempre. Lui sarà sempre, ti seguirà ovunque. Tra l'altro, in alcune cutscene di Game Over, infatti, si vede Valtiel che ti prende il tuo cadavere e lo porta via. Questo perché? Perché vuole fare di tutto per salvare il dio che porti dentro di te.
Quindi Quindi. il tuo corpo è morto, però vuole salvare il dio. Quindi Ma quindi questo tu è mi lo stai. scopo per cui esiste. Quindi tu mi stai dicendo praticamente che Valtir è il boss finale, per forza. Cioè, secondo me Valtir Non non. è detto che lo sia, perché Però, dovrebbe scusami, tecnicamente noi stiamo cercando di non far risorgere il dio. E lui vuole che, nel senso tecnicamente, che risolga e che vuole essere. Lui no, proteggerlo. non vuole che risorga, lui deve solo Ah, proteggere ok. la vitalità del dio, Allora posso. non deve fare in modo che nasca, deve solo fare in modo che non subisca danni, deve solo proteggerlo, basta, non Ci deve sono fare delle. nient'altro. Ho visto dei piedi. C'è delle orme. Eh sì, hai fatto bene, perché infatti dovevi andare qua. La camera dell'essa. Ok, un'altra stanza. La stanza nella stanza. Eh sì, questa è la camera dell'essa. Avevo Bravo, ragione. esattamente, Me la ricordo esattamente. ancora dal primo. È perché quella è la stessa stanza, è la Se. stanza dove Alessa era stata ricoverata. E qua ritorna, ovviamente, perché dato che tutta questa parte ha a che fare con Alessa e Sharon, ovviamente, è tutto normale. C'è qualcosa appiccicato a questo libro. Un altro tarocco. Il matto. Questo libro. Sento come se dovessi leggerlo, ma, non, ma allo stesso tempo non voglio. Aglaopotis. Giusto? La Aglaopotis. Glofotis, sì. Aglaopotis, scusa. Liquido rosso o cristalli simili a sangue. Secondo la Kabbalah, il nome proviene da una pianta con poteri di. Schiacciare gli spiriti maligni. Si narra che cresca nei deserti arabi. Può essere vaporizzato o utilizzato come poltiglia contro i demoni. È potente, ma siccome rara, è estremamente difficile da ottenere. Questa, mio caro, è una cosa molto importante che ti viene spiegata qui. Ti ricordi che nel primo abbiamo utilizzato un liquido rosso Sì. per salvare Sibyl, un Sì, me lo liquido ricordo. rosso per sconfiggere il demone che stava nascendo all'interno di Alessa, che poi, appunto, vabbè, sarebbe il dio, chiamiamolo demone, dio come ti pare, comunque quello. Fondamentalmente, quel liquido era la Glaufotis. Questo Aglaophotis che ha questo, si dice che abbia questo potere di scacciare tutte le entità maligne. Che figata comunque i collegamenti che ci sono comunque anche al primo, è bellissima sta cosa. Bellissimo, eh? Qua per quello è una meraviglia sto gioco. Io non so come molti abbiano potuto pensare che questo non sia un gran Salentilio. Sono convinto che questo invece sia molto bello, Allora, onestamente. vabbè, questo poi ne parliamo alla fine, quando poi finiamo il Ne gioco, poi ne parleremo. parliamo. 24 anni fa, Mo, Dalia si servì di me per invocare Dio. Dio era nel mio ventre, ma non riuscì a partorirla. Poi fu rinchiusa, qui in questa stanza d'ospedale. Rimasi qui finché papà non mi aiutò ad uscirne quando avevo 14 anni. Dio, mi divorò dall'interno, facendomi soffrire fino alla pazzia. Ero lì che desideravo solo di morire e di farla finita. Ma ho continuato a vivere quell'incubo per 7 anni. La vista di questo letto mi ricorda quei giorni orribili. E preferisco non ricordarli, perché adesso non sono più Alessa. Ma Alessa è ancora me. Non è che stia cercando di negarlo. Ah. Pensavo che qua si sentisse la musicassetta, ma invece no. E qua comunque il libro lo continua a guardare, è normale? O devo È rileggerlo? normalissimo, è normalissimo, è normalissimo. Sì. Comunque è molto, molto, molto bella sta cosa qua cioè, diciamo, Bello. che comunque viene parlato del primo. Veramente molto, molto figo come cosa. Sì. Ah, questa Allora. cosa, tutti questi agganci. Fanno veramente capire tante cose. Sono veramente belli. Adoro queste cose. C'è pure questo qua adesso. Sì, ma tu scappa, lascialo lì. Sì, ora mi ricordo. Devo correre in là. Due addirittura, due. Sì, sono aumentati, hai visto? E certo, facciamo tipo.
Certo. Boh. Allora, dobbiamo andare a Vediamo. esplorare quelle porte lì Sì. adesso, che abbiamo lasciato indietro prima. Questa è rotta. Però Aspetta. Poi niente da fare. per fortuna non ci sono altre cose che abbiamo lasciato indietro. Meno quali. Ok. La stanza come nel primo. La stanza di Alessa, esatto, la sua stanza, con tutti i suoi giochi, i suoi vestiti, il suo album di disegni, c'è tutto, non manca niente. Le sue bambole, la sua collezione di farfalle, perché come ti ricorderai, lei amava collezionare farfalle. Qui c'è una chiave bellissima che quella va usata molto indietro. Ti ricordi dove hai non hai perdonato Sì. Ok, Dalia? Ecco. E lì vicino c'era quella porta lì, in pratica, dovevi usare quella chiave. Quindi devi tornare un po' indietro, devi tornare dobbiamo più tornare un indietro, dobbiamo tornare. bel po', sì, abbastanza. Ah, ok, pensavo tipo dovessimo, cioè adesso concludere il gioco e quale si usasse poi in un secondo momento. No, perché ti manca ancora un tarocco, ti Ok. Ti manca. pareva. Una libretta di appunti. Dentro c'è scritto qualcosa. Sto proprio dietro questa porta. Non so come, ma lo sento. Ma non è solo lì dentro. Sento la presenza di qualcosa di estremamente pericoloso, di disgustoso e di ciò che chiamano Dio. Ciononostante apro la porta. Basta che le chiacchiere. Basta con le chiacchiere. Non sono Dio, ma intendo davvero salvarla. Anzi, loro. Ultima tazzone, risale 7 anni fa. Anche questo sembra scritto da papà. Me lo ricordo, scritto. Sembrano sempre gli appunti di Lo Harry so. Mason. Eh sì. Vediamo. Questo è il mio libro dei disegni di 17 anni fa. Sulla copertina c'è un disegno di papà, una vera schifezza. Ma che ci fa qui? Ho fatto un sogno. Nel sogno aprivo una porta, ma ero davvero io? Avevo un nome diverso. Ok. Questo è per l'enigma che dovrai fare dopo dei tarocchi. Allora, aspetta, questo qui ci faccio la foto. Immagino che siano proprio le lettere, giusto? Sono giuste Le le lettere, i numeri, esatto, sì, quelle lettere qua, sì. lettere? Aspetta che ci faccio solo una foto, così mi rimane per dopo. Ok, dopo allora questo qui poi ci ragioniamo. 5 sono veri e 4 sono falsi, e tra la verità c'è anche qualche fandonia. Ah, figo, mi piacciono questi enigmi. Questo qui sarà l'enigma, diciamo, finale, prima del boss fight, sicuro. Prima del finale, sì. Esatto. Il gran finale. Questo perché scrivere solo il vero fa paura, ma i sogni dopo tutto sono. Dopo tutto i sogni sono come bugie. Bella come frase, sta qua, mi piace. Bella, bella. Ok, c'è altro che da Adesso c'è vedere? il Il vestito? vestitino. Questo non è meno male. È meno male, è bellissimo, come l'ha detto. 7 anni, niente. Gli scarabei in realtà sono solo di Alessa. Per qualche motivo, quando ero solo, disegnavo sempre mostri come questi. E disegnavo anche insieme a Claudia. Un babbo e una mammina simpatici, una scuola divertente. Un mondo felice in cui tutti sorridevano e ridevano tutto il giorno. In breve, tutto quello che non avevamo mai avuto. Però qua io ho visto una cosa rossa. Ah, no. Ok, ero convintissima fosse qualcosa. Ok, non c'è niente. Qua. Come ricordo adesso perfettamente tutte queste Sì. cose, perché prima comunque che incontrasse Memory of Alessa, tutti questi ricordi non li aveva. Adesso Eh no, infatti. invece, che sono tornate a essere tutt'una, adesso ricorda tutto in maniera completa. Allora, adesso salviamo. Io non sono stata io, l'ho scritto adesso molto tempo fa. L'altare di quella cappella. Non quella bellissima cappella. Era un altro altare da qualche altra parte. La famosa altra chiesa, che in realtà era uno dei luoghi di ritrovo della setta piuttosto importante. Allora, devo aver voglia, ragazzi, quindi aspettate che devo pensare un secondo, dobbiamo andare a fare tutte le varie cose, eccetera. Allora, ecco, riguardati la mappa, cioè Sì, se dimmi. vedi lì c'è una porta che è Sì, chiusa l'ho in vista. basso, L'ho vista, ok. è lì che devi Devo tornare andare praticamente. indietro. Sì. Dimmi che non ci sono nemici però qua. Girati, bravissimo. Aspetta. Allora, dobbiamo tecnicamente uscire e poi tornare di nuovo da dove c'è
Devi Vabbè. riprendere di nuovo l'ascensore, quindi Esatto. cioè adesso devi tornare tutto indietro, andare a prendere l'ascensore per tornare su e poi tornare indietro ancora per arrivare quasi all'inizio della chiesa, devi arrivare. Il problema è che... Oh no no Oh oh. no 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 no! Il problema è che poi dobbiamo anche... Porco due. Dobbiamo anche tornare, quello è il problema. Sì, dopo devi tornare lì, La rottura di sì. palle è quella, non ci fa... vabbè, dai, spostati un po', ok? Purtroppo è la rottura Ok. di sta parte. Questo pezzo qui è la rottura di sta parte. Aspetta che però mi sa che siamo messi male quella. No, siamo ancora in giallo. Ancora in giallo. Ok. Aspetta, no, 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 sì, hai cannato la porta, aspetta. Allora, cannato un attimo. Sì. Ok, quindi dobbiamo tornare tipo qua, se non ricordo male, sì. Inizio Ok. comunque. Devo ripassare anche dove ci sono i due grossi, cazzo. Infatti. Allora, tutto dritto, davanti a me, vai. Tu corri, vai. Cerca di disseccarti nel miglior modo che riesci. Purtroppo con i due ciccioni non sarà semplice, però provaci. Però posso risalvare volendo anche qua, per evenienza. Vuoi. Sì, salviamo un secondo, ragazzi. Ah, Non è per tranquillo. caga, non fraintendetemi, è solo che non voglio poi rifarlo. Perché voglio proprio puntare alla fine, ragazzi, alla fine del gioco. Però, sai. Vabbè, tu ci sta la prima volta che ci giochi. Fai bene, fai bene. Eh sì, ma più che altro per i nemici proprio, non tanto per altro. Non ci fossero determinati nemici, ti dico ok, ma... Aspetta un attimo. Qua ci... Ah, sembrava ci fossero delle ammo. Sto facendo cazzo, ho lasciato No, delle ammo lì. niente. Allora. Quindi dritto e poi subito a lato. Spostati, spostati. Bene. Ok. Alla No, patria che è un bella. cazzo. Ok, Ok, un cazzo me li sento così. ok. Allora. Aspetta. Accendi la luce perché qua è un casino. Qua si scurerà tutto, quindi accendi la luce e prendi la porta il più velocemente possibile. Bravo. Bravissimo. Anche qua tipo c'è di nuovo la cosa del... Eh sì, perché adesso. Eh sì. Aspetta. Allora, la porta è subito girata di là. Questa porta. Questa qui è la porta. No. Aspetta. Questa è la porta del confessionale. Pardon. Ah, ho sbagliato il tasto. E quindi... Ah, quella sotto proprio dalla cappella. Devo entrare dentro la chiesa. No, no, qui indietro, ci sei appena passato davanti alla porta che. Ah, cazzo, non l'avevo vista. Ma porco due. Non l'avevo proprio vista, scusa. Ok, No, era questa figurati. qua, sì. Ci sta, li confondono tutti, vai. Ok, bene. Oddio, bene. Parliamone. Ce ne sono un po' a distanza adesso. Ok. Dice di nuovo Valtiel che ti stalker. Ma finché c'è lui, sai, ti dirò. Dai. Allora, fai una cosa, prendi la porta lì a sinistra, così lo eviti totalmente. È una scorciatoia per evitarlo, guarda. Così sei a posto. Sì, non avevo neanche visto, tra l'altro, che c'è una porta qua. Ok. Tornato. Oh! Qua siamo nella classe di Alessa. Quello con Bravo! il banco centrale, la sapevo io. Col banco, eccolo qui, che puoi analizzare così. Vediamo. I suoi, quello che ha lasciato scritto. Che tutta la gente, che tutto l'odio di Sì. Alessa. Vattene, crepa ladro. Questa era di Alessa, voglio dire, una volta era la mia scrivania. C'è un altro libro là davanti. Sul podio c'è un taccuino tutto logoro. Ops, dentro c'è anche una lettera, vediamo un po'. Nella mia classe c'è una bambina chiamata Alessa. Se hai la memoria buona te la dovresti ricordare. È quella che dicevano fosse una strega. È molto probabile che sua madre la picchi. Non l'ho mai vista senza qualche livido o ferita. Ha un'espressione molto sofferta per una bambina di 6 anni.
Una cosa del genere può essere abbastanza comune. Invece di fare stupidaggini è meglio aspettare e vedere che succede. Ma forse posso fare qualcosa per aiutarla? Sto pensando di chiedere a un avvocato, ma ho dei dubbi. Ecco perché ho pensato di chiedere prima la tua opinione, amico mio. K. Gordon. Kay Gordo, uno degli insegnanti di Alessa. Sì, mi ricordo che c'era qualcosa che avevamo. Forse ho già letto qualcosa su. Abbiamo letto, ma Sì. abbiamo anche conosciuto Kay Gordo nel primo Silent Hill. Ci siamo anche passati a casa sua, pensa un po'. Sì. Ma anche passati a casa sua, perché dopo la parte della scuola ci serviva. Ci veniva data la chiave di Kay, della casa di Kay Gordon per passare oltre, no? Sì, è vero. Vedi, vedi come è tutto collegato Sì. perfettamente. Mamma mia, che meraviglia. Oh, Attenzione, vediamo un curo. po'. Sì. Facciamo una cura innanzitutto. Io cosa dici? Bene. La prendiamo perché c'è un po' che dobbiamo prenderla. Qui c'è un registratore, sembra perfettamente utilizzabile. Oh, quindi qua possiamo fare Sì. Che quella. Ascoltare la musicassetta. dici, me la prendo per la cura? Sì, prendila, dai. Prendila, così almeno hai Ok. la vita piena, però quelle lì tienile tassativamente per il boss finale, perché ti serviranno come l'oro quelle. Allora. Beh, speriamo di buttarlo giù velocemente. Speriamo, anche se la vedo grigia. Ok, allora, scusate, stavo cercando di trovare la cosa giusta. Ecco qua. Ok, ascoltiamo sta musica. Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so, she has slumbered ever since in the womb of the Holy Mother until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord. Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well, now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes, but does that mean this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. Attenzione, quindi Vincent è un. Cioè, nel senso padre, nel senso di parroco, giusto? Sì, Quindi era un beh, prete lui. aveva un ruolo anche di questo, da questo punto di Sì. vista, E sì, all'interno della Claudia, setta. una sorella, nel senso che una suora, o riferito sorella normalmente a livello di setta? No, sorella inteso come sì, come suora, sì. Sì, perché comunque, come si dicevano prima nel file, c'erano state delle contaminazioni con altre culture al di fuori, tra cui appunto quella cattolica, che in un qualche modo hanno influenzato anche lo stesso culto della setta. Ah, Ma ok. comunque per delle, alcune pratiche più che altro, ma di fatto il culto era tutta un'altra storia. Ma Ok. qui viene fuori questo dialogo tra Vincent e E questa donna, sì. Del questa donna che era appunto una del culto culto. e che conosceva molto bene Claudio, eccetera. Quelli di cui stavano parlando non erano nient'altro che. Anche qui si stava parlando sempre di Harry Mason che era venuto e aveva cercato di impedire la rinascita del Sì, zio. Alla fine l'avevo c'è riuscito. intuito.
Sì, l'avevo intuito, nel senso che si parlava del primo. Esatto, e quindi c'era anche qui questo rimando, hanno Sì. utilizzato, fatto vedi l'utilizzo del sigillo di Metatron, e anche questo è un altro elemento importante da tenere in considerazione. E però anche qui vedi come Vincent ha cercato di portare dalla sua parte Certo, è questa subdolo. fedele Sì, al culto. ma è subdolo, si nota come È molto personaggio. subdolo. Lui, proprio, lui era molto capace in questo, proprio, era molto bravo. E queste che sono lettere? No, forse sono dei suggerimenti. La gente inizia a manifestare scontento perché padre Vincent usa i soldi dell'organizzazione per i suoi scopi personali. Neanche giunta volta che padre Vincent sta estorcendo donazioni. È davvero la persona giusta per una tale carica? Non posso certo ignorare tutto ciò che ha fatto per far crescere l'organizzazione. Anche se crediamo in Dio, se venissimo chiamati a raccolta, non dovremmo essere giudicati per la nostra fede invece che per i nostri limiti. LS. E questa è la firma di questa, appunto, fedele, perché questa è una sua lettera, Ah, ok, che quindi lei c'è ha anche la sua capito a un camera. certo punto che, parlando, avendo a che fare con Vincent, si era resa conto di quanto potesse essere pericoloso. Sì. E aveva cercato di tirarsene fuori a un certo punto, ma non gli è andata molto bene.